Poi facciamo un i passaggio. I nostri musicisti. Sì, un musicista. Accogliamoli con un applauso. Allora inquadriamo e poi è accompagnato anche da una tastiera. Ciro, sì, se la possiamo, il maestro alla tastiera. Inquadriamolo un attimo. Eccolo, grazie maestro, vai. Allora andiamo sulla musica, però prima della musica, se Flavio è d'accordo, io volevo far fare un saluto così, sarà felice Pavarese e saranno felici tutti gli amici che un uomo di cultura fa il suo saluto prima di Diego Armando Maradona. L'avvocato Tuccillo, ci lasciamo così 3 anni fa, il Napoli doveva vincere lo scudetto, ci hanno derubato, ma per me il Napoli fu campione d'Italia. Flavio e poi andiamo sulla musica, il saluto dell'avvocato Tuccillo insieme a me. È bella proprio questa sorte che stiamo avendo qui a Napoli in questo momento, con un turismo eccezionale, con la vittoria del Napoli che è il segno che Napoli è campione del mondo. Noi siamo campioni in tante cose, ma adesso lo siamo anche nello sport, con il calcio, e quindi la gioia è grande e questa gioia deve essere diffusa, così come vedete il Vesuvio che controlla questo golfo che è inenarrabile, la bellezza di questo golfo con il Castel dell'Ovo, il mito di Virgilio con Capri, Ulisse che si cinge, si controlla perché non vuole essere tentato dalle sirene, con l'Iliade, con abbiamo tutto qui a Napoli e poi soprattutto abbiamo il cuore, è vero, quello che ci unisce non solo tra noi, ma ci unisce con tutti i napoletani nel mondo e con tutti i fratelli nel mondo. Rocco Di Maiolo. Buonasera e auguri a tutti da casa, ha suonato per noi il maestro Sergio Parrella e io mi chiamo Rocco Di Maiolo, voglio ringraziare questa splendida trasmissione per averci invitato. Grazie a te. E grazie veramente, perché è una trasmissione molto professionale, noi la seguiamo da anni. Resta ancora con noi con perché... silenzio, così salutiamo Patrizio che la moglie lo aspetta e poi noi facciamo il finale con Maradona, vai. Thank you.
ringraziamo. Adesso stiamo per andare in un filmato molto bello. Abbiamo voluto sostituire al posto dello champagne, abbiamo voluto sostituire con il questa silenzio. Tromba per dedicare il silenzio. E Diego, praticamente la musica preferita di Diego, che era un inno. È un inno. Anche fuori allo stadio. Sì, infatti. E fuori allo stadio, proprio questo è stato che mi ha indotto ad invitarlo. Praticamente lui si è presentato fuori allo stadio a fare una hit. Amico, ma come fa Cameron dell'Arc? Quando persone... volevo precisare questa cosa, che è stato un bel gesto da parte di quel ragazzo che mi ha telefonato in privato, mi ha scritto in privato, e io sono contento che Napoli ha risposto anche in una maniera corretta. Quindi per tutte le persone che magari hanno scritto contro quel ragazzo, voglio dire che quel ragazzo è stato comunque carino. Infatti, e mi ha scusato. Non ha capito al momento, sai, in quell'euforia, è giusto così. Mandiamo un bacio. Lo salutiamo Giorgio. Ciao Giorgio. Bravo Giorgio. Fatto poi è un nome particolare. Gesto. Allora, noi vi salutiamo così. Gli auguri di tutti gli ospiti. Sì. Marco Silva. Ci si emoziona sempre quando c'è Diego per lo mezzo. Velocemente, speriamo che il Napoli possa onorarlo. Sarebbe l'anno perfetto per vincere il terzo scudetto. Sarebbe veramente qualcosa di magico. Auguri a tutti e ciao Diego. Ascoltiamo Antonio Carannante. Buon anno a tutti, anche i tifosi, soprattutto i tifosi. State tranquilli che il Napoli si riprenderà. Gattuso ha tutte le armi per far riprendere questo Napoli. Quindi buon anno a tutti. Da stasera andiamo a fare questo cenone, però non possiamo fare, saremo in pochi. Andiamo a casa. Che siamo in ritardo. Tanti auguri. Scappiamo. Patrizio Oliva. E che quest'anno finisca con un grandissimo pugno da KO per questo Covid che ci ha flagellato quest'anno. E un grande 2021 per tutti, ne abbiamo bisogno, tutta l'umanità ne ha bisogno, e ma voglio dire ancora soprattutto forza, forza Napoli. Gigi Pavarese. Mancano poche ore, mi auguro che questo pugno, questo gancio di Patrizio sia veramente da KO e abbia gli effetti desiderati. 2020 che si è portato via una parte di me, con Enrico, Diego, con Massimo, mio carissimo amico, l'altro giorno vittima del Covid, e credo sarà faticoso potermi ritrovare, però auguri a tutti e auguro a tutti voi ciò che auguro a me stesso, sperando che Napoli finalmente ci regali già dal 13 una bella soddisfazione, una bella gioia. Questa tua emozione. Sentiamo Gennaro, poi dopo voglio mostrare Franco. Questo di... Ah, c'è prima Franco, sì, Franco Porto. La storia della palla dopo la storia del pugilato. No, io volevo soltanto augurare a tutti un 2021 soprattutto di serenità, salute, ma soprattutto di normalità, quella che manca da un anno a questa parte, e ovviamente mi auguro che il 2021 possa essere un anno per tutti più sereno, più tranquillo per quanto riguarda la parte sportiva, di essere più uniti possibile seguendo il Napoli e stando sempre più vicino al Napoli. Poi volevo ringraziare Gennaro per questa serata, perché una giornata così importante, ritrovarci tutti quanti insieme è stato un momento molto bello, quindi lo volevo ringraziare come sempre. Forza Napoli. Allora, ci siamo arricchiti di nuovo ancora con, chiedo scusa, il bello della diretta, i capelli nel... Faccio io Gennaro. Allora, praticamente abbiamo voluto arricchire ancora con Giussi per salutarci. Io, prima di passare al film, prima i tuoi auguri però. Certamente, ma io volevo mostrare anche questo bellissimo disegno che mi ha dedicato Costanza. Lei mi vede bionda, quindi chissà, magari nel 2021 sarò bionda qui a Tifosi Napoletani. Io faccio un augurio a tutti voi, soprattutto per un 2021 di rinascita, perché così sarà. Prego Gennaro. Siamo in chiusura, un abbraccio forte, ancora un poco poco di Dios. Maradu. Grazie ai maestri, io saluto tutto il nostro studio ancora, che cos'è, non si è tolta, ecco qua, saluto tutto il nostro studio, un abbraccio forte alla famiglia Tuccillo per questa grave perdita, alla famiglia Maradona, e soprattutto lasciatemi contemporaneamente fare due cose, perché è così che si lascia un popolo, che ama e gioisce quando lo può fare. Condoglianze a tutta Napoli,
per la perdita del grande Diego e auguri a tutta Napoli per la rinascita del nostro popolo. Dal profondo del cuore, forza Napoli. Grazie, grazie all'amica mia. Grazie a te, auguri anche a te. Guardatevi che questo filmato, e soprattutto c'è un saluto di Maradona particolare per tutti i napoletani, che forse l'avete sentito, ma non so, probabilmente è un nostro filmato personale. Vai, sigla!